Arrivati alla fine di questo all'epilogo di questo percorso legislativo, che ci vede in quest'Aula per approvare una volta per tutte questa legge chiamata delega fiscale. Una legge alla quale comunque il Movimento 5 Stelle ha partecipato in modo attivo e propositivo. Siamo difatti contenti del dibattito che si è svolto nell'ambito della Commissione Finanze e anche in quest'Aula quest'estate, laddove siamo riusciti a proporre molte innovazioni, alcune delle quali, devo essere sincero, sono state accolte, purtroppo però in una porzione forse un po' troppo limitata. Avremmo voluto fare molto di più e riuscire a convincere in modo più vantaggioso per tutti i cittadini quella parte della maggioranza che invece non ci ha voluto ascoltare su molti aspetti. Siamo molto contenti comunque dei contenuti, comunque di alcuni contenuti di questo decreto, di questa proposta di legge delega, ovvero per esempio la riforma del catasto. Sappiamo che era attesa da anni la rivalutazione, insomma, degli estimi catastali e una vera e propria riforma di questo organismo. Siamo contenti di essere protagonisti di questa riforma, anche perché molte delle cose che abbiamo proposto effettivamente su questo ci è stato dato ascolto. Partiamo però da lontano, perché sicuramente andrà a vantaggio delle istituzioni e dei cittadini, il fatto di avere una macchina, comunque una macchina burocratica, che meglio rispecchierà, la realtà dei beni, appartenenti ai cittadini e quindi ed anche a questa nazione. Partiamo da lontano però, perché sicuramente, secondo noi, e anche da fonti ufficiali abbiamo avuto comunque un riscontro, questa riforma del catasto ha un'origine molto lontana, guarda caso proprio al Fondo Monetario Internazionale, che forse proprio il ministro Padoan conosce bene. Ma perché il Fondo Monetario Internazionale deve essere così interessato a questa nostra macchina burocratica? È facile capire il motivo, perché con un semplice gesto sarà difatti possibile conoscere l'ammontare totale del valore di tutti gli immobili presenti sul nostro territorio nazionale. Sappiamo bene che tra gli indici che più vengono tenuti sotto osservazione della nostra nazione vi è il debito, vi è il deficit, vi è il PIL. Purtroppo però non vi è una quantezza precisa e discreta riguardante al valore complessivo dei nostri beni immobiliari. Ecco che quindi l'Europa, il Fondo Monetario Internazionale, con un semplice gesto potrà arrivare anche a questo dato. In pratica ci fanno i conti in tasca in modo un po' più preciso. Sì, perché con l'esatta valutazione di ogni immobile e con un approccio informatico alla valutazione alla valutazione complessiva degli immobili è facile logicamente ottenere un valore preciso del nostro patrimonio. Quindi sì, avremo qualche elemento in più per conoscere la ricchezza del nostro paese, però diciamo che diamo anche qualche elemento in più a chi vuole strozzare il nostro paese con le manovre e le forme di austerity che verranno sicuramente applicate se continuiamo su questa strada. E di questo ringraziamo il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e tutte le scelte economiche internazionali che vengono perpetrate ai nostri danni. Grazie. Comunque, sul catasto siamo riusciti a fare un bel lavoro, siamo riusciti a prevedere degli strumenti comuni per catasto e per Agenzia delle Entrate, per enti locali, al fine di riuscire a fotografare in modo univoco la realtà immobiliare. Ma l'abbiamo fatto con un altro scopo, non solo quello della quantificazione del valore degli immobili, quanto quello dell'abusivismo edilizio. Sì, perché finalmente riusciremo ad avere anche uno strumento utile a tutti per riuscire a capire se effettivamente un immobile è registrato o no al catasto. E lo otteniamo con uno strumento molto, ma molto semplice, ovvero la sovrapposizione delle mappe catastali alle foto aeree. Questo strumento, che è già in dotazione del catasto, finalmente, grazie alla delega fiscale e al Movimento 5 Stelle, potrà essere disponibile a tutti, di modo che tutti possano rendersi conto di qual è il livello di abusivismo presente nel nostro territorio nazionale. Siamo anche contenti per una piccola rivoluzione che siamo riusciti a introdurre sempre nel catasto, ovvero quella riferita alle aree fabbricabili e alle aree agricole.
agricole. Finalmente anche il catasto potrà avere contezza di quali sono e conoscenza di quali sono le aree agricole e quelle edificabili, perché sappiamo che esiste una diversità di trattamento fiscale su queste aree ed è giusto che quindi non solo il comune con il PGT ha quindi contezza e conoscenza di queste aree, ma è giusto che anche l'amministrazione pubblica legata all'Agenzia delle Entrate, quindi all'ex Agenzia del Territorio, abbia comunque conoscenza di queste situazioni, ovvero terreni edificabili e terreni agricoli, una vera e propria divisione. Siamo poi contenti, sempre per quanto riguarda la riforma del catasto, per il fatto che siamo riusciti a dare maggiore trasparenza, sì, perché gli strumenti estimativi che verranno utilizzati per riuscire a dare un valore ai beni immobiliari dei cittadini potranno essere, saranno trasparenti, saranno messi online, saranno messi a conoscenza di tutti, così come tutti potranno partecipare e ribattere nel caso in cui il valore del proprio immobile o della propria area verrà comunque valutato in modo, secondo lui, lontano dai valori di mercato. E questa è un'altra conquista del Movimento 5 Stelle del quale ne andiamo veramente fieri. Ma la legge delega fiscale non è solo riforma del catasto, abbiamo anche sono stati toccati logicamente anche altri ambiti, come ad esempio l'articolo 3 che parla di evasione fiscale. Ecco, qui abbiamo chiesto uno sforzo indubbiamente a quest'Aula, l'abbiamo chiesto sia in commissione che a quest'Aula, abbiamo chiesto di riuscire ad andare a toccare una porzione di cittadini che forse hanno una certa difficoltà a fare trasparenza. Sì, mi riferisco alla classe politica, perché proprio nell'articolo 3 abbiamo chiesto di istituire il politometro, ovvero di dare all'Agenzia delle Entrate gli strumenti utili per riuscire a discriminare, per riuscire a fare la differenza tra il valore patrimoniale del politico a fine carriera e del politico a inizio carriera, di modo per riuscire a valutare illeciti arricchimenti. Sì, perché se c'è un illecito arricchimento sicuramente c'è anche evasione fiscale, quindi secondo noi era proprio ad hoc questo emendamento. Purtroppo però quest'Aula quest'Aula in modo diciamo quasi uniforme, tranne il Movimento 5 Stelle, ha bocciato questo emendamento che secondo noi invece poteva essere una conquista verso una maggiore trasparenza verso tutti i cittadini da parte della classe politica, e purtroppo si è persa un'occasione. In questa proposta di legge si parla anche di spese fiscali. Le spese fiscali cosa sono? Sono le detrazioni fiscali, le deduzioni, sono uno strumento che il fisco, ma soprattutto questo governo vede in modo un po' sinistro, nel senso, ho paura sempre che il cittadino approfitti di queste spese fiscali. Noi abbiamo fatto il possibile, anche il comitato ristretto durante la stesura delle modifiche a questa proposta di legge, abbiamo fatto il possibile per riuscire a dare a questo strumento una valenza ambientale. Sì, perché secondo noi la spesa fiscale può riuscire in ambito di sostenibilità non solo ambientale ma anche economica, un vantaggio, uno strumento, una marcia in più. Con le detrazioni fiscali si può fare veramente tanto. Purtroppo però all'interno della delega fiscale si parla solo di questi strumenti come uno strumento da reprimere, da controllare, da limitare, da eliminare quasi del tutto. E noi su questo siamo un po' contrari, quindi siamo anche in questo caso, secondo noi, si è persa un'occasione. Per non parlare poi dell'elusione fiscale. Sì, perché l'articolo 5... che mi piacerebbe avere magari un giorno una risposta anche del Ministro che si è occupato di questioni internazionali, l'Europa con la raccomandazione 772 ci ha detto che bisogna fare qualcosa contro l'elusione fiscale, ci ha dato degli strumenti abbastanza semplici da riuscire a raccogliere. Purtroppo però anche qui abbiamo perso un'occasione, e secondo me si è persa un'occasione a vantaggio di gruppi, che di grossi gruppi, magari di lobby, magari di grossi gruppi industriali, che dell'elusione fiscale ne faranno un uso alquanto allargato. Sì, perché alla lettera A dell'articolo 5, del comma 1 dell'articolo 5, viene definita condotta abusiva come un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
Guarda caso, però, purtroppo la raccomandazione europea non parla di uso distorto, parla di costruzioni. E costruzione è una vendita, una fusione, un acquisto. Sono tutte attività che vengono in realtà utilizzate e finalizzate nel giusto modo per quale esistono. È il fine che è diverso, il fine è quello dell'elusione fiscale. Purtroppo, però, utilizzando la parola uso distorto di strumenti, sembra che se ne faccia un uso improprio. In realtà l'uso è finalizzato a eludere il fisco e purtroppo, secondo noi, questa sfumatura legislativa metterà in difficoltà alcuni giudici nel poter dichiarare elusione fiscale o no. Così come, sempre dallo stesso articolo, alla lettera D sempre dello stesso comma, laddove si dice che disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrazione, il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati. Anche qua, secondo noi, l'utilizzo delle parole manipolazione e di alterazione funzionale, secondo noi, sono parole che metteranno in difficoltà i giudici chiamati proprio a indagare sull'elusione fiscale. Secondo noi, anche qua viene fatto un vantaggio. Verrà fatto un vantaggio, qualcuno lo userà come vantaggio. Insomma, secondo noi è stata ancora un minuto. Secondo noi è stata persa veramente una vera occasione. L'occasione poteva essere quella di fare grandi cose per quanto riguarda in campo fiscale. Si poteva dare una mano alla società che ha bisogno di una vera riduzione fiscale, soprattutto mi riferisco a chi lavora, agli artigiani, ai piccoli commercianti che hanno un vero bisogno della riduzione del carico fiscale e in questo caso è stata persa veramente un'occasione. Non aggiungo altro, grazie.